Presentazione è di Andrea Marchitelli, che avete già visto aggirarsi più volte qua per aiutarci dal punto di vista tecnico. Ma ormai sono capace a copiarsino io. Buongiorno. Sono davvero contento e onorato di essere qui questa mattina per presentarvi uno dei servizi più recenti che EBSCO ha lanciato. È la prima presentazione in Italia che facciamo di questo prodotto, quindi sono davvero contento. La presentazione sarà molto breve perché ho tolto la giacca, quindi ho una autonomia limitata. Il contesto in cui ci muoviamo, in cui partiamo, è quello dei cataloghi di biblioteca e di come aumentare la fruibilità di questi cataloghi, dei contenuti di questi cataloghi, al di fuori dei cataloghi stessi e dei percorsi consueti che gli utenti fanno per raggiungerli, cioè partire dai siti della biblioteca, dalle risorse che la biblioteca mette a disposizione, eccetera, eccetera. L'idea è quella di creare nuovi punti di accesso alle risorse e agli strumenti della biblioteca, muovendosi dai luoghi dove gli utenti stanno, dove si muovono, dai loro flussi di ricerca e dalle relazioni che questi flussi hanno con strumenti e servizi di biblioteca, stabilendo e rendendo visibili queste relazioni tra entità varie, le persone, i luoghi, le discipline, i concetti e così via. Il tema, l'abbiamo affrontato tante volte, è quello della chiusura, dei formati, di descrizione bibliografica, MARC innanzitutto, ma anche, i formati di descrizione archivistica e in generale, la specificità di certe tipologie di descrizione. In realtà, e lo abbiamo visto tantissimo anche questa mattina, le collezioni delle biblioteche tendono ad avere una visibilità abbastanza ridotta. Non sono visibili sul web perché i motori di ricerca non sono in grado di indicizzare queste fonti di informazione e non sono connesse ad altre risorse informative disponibili sul web. Sono strettamente connesse fra di loro, ma diciamo all'interno di circuiti che rimangono isolati dal resto. Quindi la conseguenza di tutto ciò è che gli utenti hanno pochi punti di accesso a queste risorse al di fuori dei cataloghi della biblioteca, che in questo modo le biblioteche rischiano di perdere delle possibilità di utilizzo di queste risorse, perché chi non parte dall'interno del circuito, rischia di mancarlo, e che quindi le biblioteche perdono contenuti da una parte, correlazioni e utenti. L'idea è quella di trasformare i formati di questi cataloghi, renderli visibili e connessi sul web. Non è niente di estremamente rivoluzionario, se ne parla ormai da tanto, ma dal nostro punto di vista l'idea è fare di questa cosa un servizio che le biblioteche possano utilizzare in maniera semplice ed avere un riscontro rapido e facile da utilizzare. Lo chiamiamo Bibliograph. Bibliograph è l'idea di un servizio che permetta alle biblioteche di rendere i loro cataloghi esposti sul web, connettendo le risorse attraverso linked data, quindi di nuovo le persone, i luoghi, i soggetti e così via, lavorare con i generi, con i luoghi geografici, eccetera. Oltre a connettere le informazioni tra di loro, questo servizio mira ad arricchire le informazioni che sono nei cataloghi facendo match tra queste entità e le stesse entità descritte in altri contesti informativi, come per esempio Wikidata o l'archivio dell'Authority della Library of Congress e così via. Quindi arricchire l'informazione dei cataloghi attraverso l'interrelazione con queste risorse esterne. E infine rendere disponibili queste risorse arricchite e rielaborate attraverso altri luoghi diversi dai cataloghi, strumenti per l'e-learning, i siti web delle biblioteche, repository istituzionali e così via.
vi risparmio il passaggio dal Mark a B-frame, ma sostanzialmente Bibliocast parte con una conversione da Mark a B-frame, con l'arricchimento della tripla attraverso una serie di connessioni, per esempio, dicevo, attraverso Wikidata. Questa è un'immagine della console di lavoro di Bibliograph. Il processo di arricchimento permette quindi di utilizzare i dati che sono nelle fonti esterne per arricchire il contenuto del catalogo e connettere i cataloghi innanzitutto uno con l'altro. Quindi, dopo la trasformazione e l'arricchimento, il grafo dell'informazione che si viene a generare permette alle biblioteche di mettere all'interno di uno stesso piano, di collegare tra di loro i loro cataloghi. Che cosa succede poi? Succede che con questi cataloghi si possono fare diverse cose. Quella che si chiama syndication, la diffusione dei contenuti verso Google, adesso ve la mostro, la pubblicazione delle risorse sui siti delle biblioteche che ho nominato, l'arricchimento del catalogo e delle risorse e una analisi e uno sviluppo delle collezioni. Inviare i dati a Google vuol dire che una volta che i dati sono stati lavorati possono essere trasmessi a Google. Gli utenti che utilizzano il motore di ricerca per cercare le informazioni hanno una modalità di rientrare nei percorsi di ricerca bibliografica a partire da un motore di ricerca generalista, quindi di attivare da lì per esempio le azioni di richiesta di prestito o di informazioni sulla collocazione dei book. Pagina di Google Books, oltre alle varie informazioni, la possibilità di arrivare sul catalogo della biblioteca per prendere in prestito il libro che si è cercato sul web generalista. Pubblicazione di micro collezioni su temi o di persone specifiche su siti web, il sito della biblioteca e così via. Libri di un autore, libri su una certa persona, collezioni su un certo tema. Quindi vetrine di questo genere, che sono poi dei widget che possono essere presi, copiati e incollati nel proprio sito web per pubblicare altrove, fuori dal catalogo, qualcosa che sia descrittivo delle risorse, si abbia di nuovo un link che riporti l'utenza al catalogo, perché poi cliccando su questi oggetti si può riattivare la richiesta di prestito verso il catalogo della biblioteca. Non è un sistema che va a sostituire, che ha l'ambizione di sostituire i cataloghi delle biblioteche. Arricchimento, abbiamo detto, attraverso il matching verso altre fonti di informazione, Wikidata innanzitutto, ma anche Orchid e così via, con la possibilità di creare questi pannelli informativi con le risorse che abbiamo visto prima, ma con le informazioni sulle entità che arrivano in parte dal catalogo, in parte dai dati bibliografici, in parte dalle fonti esterne che sono state collegate, e poi analizzare la propria collezione in rapporto alle collezioni di altre biblioteche sullo stesso tema. Quindi, per esempio, all'interno della console individuare queste micro collezioni, la decolonizzazione, e vedere in confronto ad altre biblioteche della stessa area o della stessa tipologia quali sono le fonti che altri usano, le risorse che altri usano, che altri hanno acquisito, a differenza di quelle che ci sono in biblioteca. E poi, grazie alla possibilità di EBSCO di utilizzare Gobi, che è un grandissimo catalogo per l'acquisizione di libri e di book, comparare le proprie risorse, la propria disponibilità con, diciamo, l'esistente dal punto di vista bibliografico nell'ottica di sviluppo della collezione. Quindi, possibilità oltretutto di riutilizzare questi dati che sono stati trasformati in B-frame, arricchiti, oltre che nella console, attraverso il download di queste triple, e quindi poi un riuso in chiave locale o attraverso strumenti di visualizzazione, endpoint, query che possono essere poi gestite localmente e così via. Grafi.
Quindi concludendo, Bibliograph è un servizio nuovissimo che ha l'ambizione di rendere i cataloghi delle biblioteche più fruibili all'esterno delle biblioteche stesse e all'esterno dei cataloghi della biblioteca stessi, per esempio attraverso la syndication verso motori di ricerca, attraverso la pubblicazione di queste micro collezioni sui siti della biblioteca, quindi all'esterno comunque dei cataloghi, arricchendo le risorse attraverso fonti autorevoli. Per quanto riguarda le biblioteche di folio, ma di questo magari parleremo in un altro momento, riprendendo all'interno del ciclo il dato che è stato esportato, arricchito, matchato, eccetera, eccetera, lavorando sulla gestione delle collezioni e infine, eventualmente, analizzando e gestendo in maniera estremamente strutturata e profonda le informazioni bibliografiche. Vi ringrazio.